siamo veramente orgogliosi e onorati di poter ospitare artisti di questo calibro. Dagoberto Rodriguez è uno degli artisti di punta di questa arte, che forse non, magari io non sono un esperto, però definisco moderna. Ho guardato alcune delle sue opere adesso in anteprima e mi hanno lasciato senza parole. Quella sua meticolosità nel riprodurre dei pezzi di Lego che mi hanno spiegato che è stato il suo sogno da bambino, che non poteva avere, che quindi si divertiva a disegnarli. Adesso come artista riproduce delle cose incredibili. Evidentemente sono occasioni, credo, più uniche che rare che una città come Diano Marina possa ospitare appunto artisti di questo calibro, che espongono a Madrid, a Milano, insomma in tutto il mondo, e vengono a Diano Marina. Questo lo dobbiamo certamente all'amicizia che ha alla rete di conoscenze della famiglia Civiero, che sta facendo tantissimo per la nostra sala di esposizioni e per la città stessa, quindi dando l'occasione appunto di fornire una offerta culturale di incredibile valore e anche un'offerta turistica innegabile, perché comunque sia anche turismo e anche fare cultura. Noi presentiamo come galleria, come Civiero Art Gallery, Dagoberto Rodriguez, un artista di origini cubane che vive però da una quindicina d'anni a Madrid. E questo è un evento a cui abbiamo lavorato per diversi mesi, grazie alla collaborazione della Piero Acciugari Gallery di Miami e il comune nella figura del sindaco Cristiano Zagaribaldi e dell'assessore alla cultura Sabrina Messico ci ha assolutamente seguito in questa idea, e siamo riusciti a portare questo grande artista che ha un curriculum di livello assolutamente internazionale. Lui ha opere esposte nei principali musei del mondo, dal MoMA al Whitney di New York, al Guggenheim, al Pompidou di Parigi, Tate Gallery di Londra, quindi siamo veramente ai massimi livelli di musei mondiali. E sono diverse serie, diciamo, tipologie di opere a cui lui ha lavorato negli anni. C'è sempre una volontà, diciamo, di esprimersi, lui essendo cubano e venendo da regimi totalitari dove non è, voglio dire, la libertà di espressione non è consentita come la viviamo noi. L'arte è chiaramente un mezzo per esprimersi in maniera allegorica e quindi per esprimere quello che si sente sia dentro in maniera, diciamo così, velata. E sono appunto diversi filoni di opere che comunque vanno a toccare un po' i temi sociali, principalmente i rapporti fra gli uomini e il rapporto che ha l'uomo con la natura. Questa mostra dà il via a una serie di esposizioni che si protrarranno per tutto il periodo estivo, ma anche successivamente, in autunno e in inverno. Abbiamo approvato proprio con la commissione che è stata istituita appositamente per il vaglio delle opere che abbiamo ricevuto, e abbiamo istituito un calendario che parte proprio da questa importantissima mostra di questo famoso artista. Rodriguez sarà qua presente con le sue opere da il 30 di aprile, con inaugurazione alle ore 17, fino al 28 maggio. La sala mostra per i visitatori sarà aperta al pubblico tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Quindi tutti coloro che vivono in Riviera o sono ospiti nostri come turisti potranno godere di questa importante iniziativa culturale. Iniziativa culturale che si associa a tutte quelle altre presenti qua in questo bellissimo Palazzo del Parco, dove ospitiamo anche una biblioteca e un museo. La biblioteca è sempre attiva, come sapete, con incontri formativi, laboratori didattici. Adesso a maggio partirà una serie di incontri letterari con vari artisti, Maggio in Libri, che è un'iniziativa del Ministero, e una serie di incontri appunto in cui gli artisti presenteranno le loro opere. Quindi veramente un calendario ricco che inauguriamo con questo importante evento che si apre appunto sabato alle ore 17.